La simmetria in natura e nell'arte. Che cosa accomuna queste immagini e perché nel guardarle rimaniamo colpiti dalla loro bellezza e armonia? Il segreto sta nella simmetria. La simmetria, da sempre, è stato un affascinante mistero che ha interessato nel corso dei secoli filosofi, matematici, artisti, architetti. Dai girasoli alle stelle marine, in natura esiste una grande collezione di forme simmetriche, nei sei regni dei viventi e persino nel mondo microscopico. Una figura è simmetrica se gli elementi che la formano si ripetono con una certa regolarità. Si parla di simmetria assiale quando è possibile individuare una retta o più rette che individuano parti specularmente uguali. Come la simmetria assiale, anche la simmetria centrale è largamente diffusa in natura, sia nel mondo animale e vegetale, sia in quello minerale. Si parla di simmetria centrale quando è possibile individuare un punto, detto centro di simmetria, tale che per ogni punto della figura anche il suo simmetrico appartiene alla figura. Una figura che, ruotando attorno al proprio centro, ritorna su se stessa uno o più volte si dice che presenta una simmetria radiale. A simmetria radiale sono i cristalli di neve, costruzioni straordinarie della natura. Wow! La particolare eleganza della simmetria radiale ha sempre attratto l'attenzione dell'uomo, che se ne è sempre avvalso nelle sue manifestazioni artistiche. All'epoca romana risalgono alcuni esempi di pavimenti musivi con geometrie raggiate particolarmente complesse. Tuttavia, uno dei momenti di massimo splendore delle simmetrie radiali si deve all'arte araba, con la realizzazione di mosaici dagli intrecci incredibili. A partire dal basso medioevo si può osservare un'altra manifestazione artistica legata alle simmetrie radiali. Si tratta di pavimenti in marmo con intrecci basati su geometrie di cerchi e quadrati presenti in tantissime chiese italiane. Sempre al basso medioevo appartengono i rosoni, esempi da manuale di simmetria radiale, vere e proprie opere d'arte cariche di simboli e di affascinante bellezza. Data la figura F e una SEA per disegnare la figura F1 corrispondente di F nella simmetria assiale di asse A, individuiamo i punti simmetrici ai vertici A, B, C, D. Pertanto, per ogni vertice tracciamo la perpendicolare alla retta A, asse di simmetria, e su di essa individuiamo il punto che si trova alla stessa distanza da A del vertice considerato, ma dalla parte opposta. Unendo i punti A1, B1, C1, D1, otteniamo la figura simmetrica di A, B, C, D nella simmetria assiale di asse A. Data la figura F e un punto O come centro di simmetria, per disegnare la figura F' corrispondente di F nella simmetria centrale di centro O, individuiamo i punti simmetrici ai vertici A, B, C, che indichiamo con A', B', C'. Pertanto, per ogni vertice, tracciamo la retta passante per O e individuiamo il punto che si trova alla stessa distanza da O del vertice considerato, ma dalla parte opposta. Unendo i punti A', B', C', otteniamo la figura simmetrica di ABC nella simmetria centrale di centro O. Gli alunni
della classe seconda A, istituto comprensivo Rocco Montano Stigliano, anno scolastico 2022-2023.